Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Io sono il Fratta e oggi siamo qua con MotoGP19. Riprendiamo la nostra carriera, gente. Siamo a Le Mans in Francia. È una di quelle piste veramente, veramente difficili che non mi fanno tanto impazzire. Il nostro Renato, che è leader del mondiale, fatica in questo circuito. Fatichiamo in tutti i settori. Adesso ci spetta la Q2, vediamo di fare un buon tempo per piazzarci almeno nei primi 10 per cercare di fare una bella rimonta. Mi sono accorto oggi guardando, perché non riesco a vederle sempre, le gare di MotoGP, quelle tutte le guardo, ma le categorie più piccole riesco a guardarle meno. Ma mi sono accorto oggi guardando, perché c'erano state le qualifiche del Gran Premio di Montmeló in Spagna, che la nostra livrea non è questa qua, quella vera, cioè è diversa la livrea che c'è adesso nella Moto3 di questa Honda. Questa è quella dell'anno scorso. Chissà se con qualche patch che verrà messa, se ci sarà magari la possibilità di cambiarla. Una patch che sta andando tuttora, perché io ho avviato il gioco, che c'era da scaricare una patch da quasi un giga e ho continuato, quindi se vedrete l'iconcina apparire perché si è aggiornata. Comunque, bando alle ciance, ragazzi, buttiamoci in questo weekend, sperando di fare una buona prestazione, perché comunque ci tengo a vincere il mondiale, ragazzi, lo dico, voglio vincere il mondiale, assolutamente, perché devo sbloccare una moto prestante per la Moto2 in modo da poter lottare per il mondiale anche lì e riuscire a vincerlo, perché non mi è mai successo, non mi è mai capitato di riuscire a vincere un mondiale al primo colpo. Spero che sia la volta buona, sta tutto nelle nostre mani, ma dovremmo anche impegnarci un po'. Comunque, ragazzi, ci vediamo in pista. Mi faccio un paio di giri per riprendere la mano, perché è qualche giorno che non gioco, che ho il lavoro, che sono sommerso, e poi ci rivediamo quando sarà il giro buono da effettuare per la pole position, l'attacco alla pole. Ok, ragazzi, siamo in pista. Vediamo di scaldare bene le gomme. Noi soffriamo in tutti i settori, signori, tutti i settori di questo circuito. Purtroppo faccio molta fatica. Sono caduto tante di quelle volte. Però proviamo subito, con un po' di concentrazione, a ficcare. L'anti-wheeling l'ho abbassato. Questa curva è difficile da prendere, perché se chiudi troppo vai lungo. Mi sto concentrando, ragazzi, almeno sul giro secco. Qua abbiamo perso già. Questo è un tratto veramente critico. Questo giro dobbiamo rifarlo assolutamente, perché non è quello buono, anzi. Ma qua si sa che si soffre. Ho sofferto in tutti i MotoGP qua. Questa l'abbiamo fatta bene. Abbiamo Nicolo Foggia, si chiama così, non mi ricordo, ma non importa. Concentriamoci sul nostro giro, che è importante. Questo è il tratto che più mi crea problemi. Questa S qua, velocissima. Presa malissimo qua. Eccolo là, l'aggiornamento è pronto per l'installazione. Poi lo faremo nel prossimo episodio. Vedremo cosa cambierà. Vediamo se riusciamo a migliorarci, ragazzi. Ok, ragazzi, terminiamo la sessione, perché non sono riuscito a migliorarmi, però comunque abbiamo fatto un buon tempino, dai. Ci sta, pole position. Perfetto, perfetto. Amos e Garcia sono sempre lì, maledizione. Andiamo in gara, andiamo assolutamente in gara. Finiamo sto Gran Premio, perché è un incubo per me questo, è un incubo. È il Monte Carlo delle moto per me questo. Veramente non mi è mai piaciuto.
Ok, signore, ci siamo. Pronti per partire. Partenza manuale. Uno stacco un po' così così per il nostro Renato, che comunque si piazza davanti per il momento, per affrontare la prima curva a sinistra e poi destra, una chicane molto veloce, che in realtà non è vero, però. Occhio qua, che pericolosa. Bella così. Attenzione, Rodrigo Garcia è caduto. Come sono contento. Occhio qua, stiamo bene sulla traiettoria per poi chiudere. Molto bene, molto bene. Scappiamo, abbiamo preso già un piccolo vantaggio. Media, media, anteriore e posteriore. Dai, scalami la marcia, cazzo. Abbiamo fatto un po' troppo lunga, abbiamo le gomme fredde. Però qua possiamo fare una bella prestazione, signori, anche se non ci favorisce il circuito. Ui, un vero campione del mondo. Deve saper lottare in tutti i circuiti. Ottimo. Dobbiamo essere aggressivi subito perché ci spettano 6 giri e sono 6 giri di inferno qua. Ottimo distacco preso. Andiamo a frenare un po' prima, anticipiamo tutte le frenate. Vaffanculo. Perdiamo un sacco in questa chicane, un sacco. Occhio. Perché più vantaggio prendiamo, meglio sarà per il finale, perché qua funziona al contrario. Qui diventano aggressivi sul finale, gli ultimi 2 giri diventano qualcosa di impossibile. I piloti. Qua una bella piega unica per tornare sul rettilineo e chiudere il primo giro in vantaggio. Renato, attenzione. Giro veloce, 1.53. Basso. Buono il vantaggio qua, perché qua se si prendono le curve fatte bene, con le traiettorie giuste, si è velocissimi, eh. Bene così. Ah, spero che non mi danno la penalità. Bene. Abbiamo preso un po' di vantaggio, ma ci sta. Andiamo a toccare anche un po' il freno posteriore per addrizzare la moto, stabilizzarla e poi spalancare. E prendere un po' di vantaggio ancora un po'. Comunque stiamo andando veramente forte. Abbiamo fatto una partenza brutta dalla Rookie Cup. Avevamo bisogno di tempo per abituarci. Occhio che quella lì è pericolosa perché sono già caduto lì nelle prove libere più di una volta. Però ragazzi, dobbiamo prendere un sacco di margine, anche perché la prossima dovrebbe essere il Mugello e poi ci sarà la finestra di mercato, mi sembra, se non vado errato. Ecco, qua l'abbiamo fatta molto bene adesso, come doveva essere fatta. Mamma mia. Il nostro Renato sta faticando, eh. Però se abbiamo un po' di vantaggio sarebbe meglio. Vediamo se pagherà anche la mescola. L'abbiamo fatta meglio prima, ma va bene. Ci sta 1.49.4, attenzione. È il giro della pole o era 1.48.4? Ah, qualcuno mi ha portato via il giro. Chi se ne fotte. Perfetto. Più che altro avrò già paura con la Moto2 e con la MotoGP di questo circuito. Anche perché nel 18 non sono riuscito a vincere il mondiale se non solo in Moto2, perché poi mi ero stufato che era troppo buggato quel gioco, troppi glitch. Qua sembra essere un po' meglio per adesso, ma in realtà a livello di intelligenza artificiale non è che sia cambiato molto, eh. Lungo. Questo saltino lo dobbiamo per forza fare? Renato? Siamo obbligati? No, non so, chiedo, eh. Bene così. Comunque stiamo tenendo un buon passo.
Occhio a tagliare troppo. Qua bisogna farla più fluida possibile perché sennò non riusciamo a prendere vantaggio. Questa curva è bastarda perché sembra che allarga, in realtà chiude tantissimo. Moto che sbacchetta in uscita. Sì, è un weekend dove si soffre fin dalle prove libere. Ma ci sta, ci sta. Arriveranno poi circuiti dove saremo veramente imbattibili. E se siamo forti anche su questi qua dove non siamo avvantaggiati, è una buonissima cosa. Vuol dire che anche la moto sta andando abbastanza bene. Per non essere una dei top team, è comunque ottimo. Peccato che abbia questa livrea dell'anno scorso, non capisco per quale motivo non ci sia quella di quest'anno. Che quella di quest'anno è, cioè, quel fucsia nero e bianco o giallo, mi sembra. Abbiamo perso qualcosina, ragazzi, abbiamo perso qualcosina perché il nostro distacco era di 2-2. Adesso ho visto prima nell'intertempo era 1-7. Due secondi. Bene qua. Siamo riusciti a non fargli fare il saltino. Qua prendiamo un po' di vantaggio. Ci sta. Mi sto divertendo un tantissimo comunque, ragazzi, veramente un sacco. Ui, che imbarcata. Qua abbiamo sbagliato tutto. Tutto sapete perché? Perché non mi sono aiutato con il freno posteriore. Abbiamo fatto abbastanza bene. Anche qua mi sono aiutato col freno posteriore per stabilizzare un po' la moto. È che qua che adesso si farà veramente fatica perché i piloti verranno su. Ottimo, ottimo. Via, 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 via. Penultimo giro. Penultimo giro. 1 e 6. Si sta accorciando. Si sta accorciando il distacco. Mettono pressione. Ottimo, ottimo, dai. Meglio di tutte le altre volte. Andiamo a stabilizzare. Vedete 1,4. Si sta continuando ad abbassare il distacco. Si stanno avvicinando un sacco. Ma si sapeva, l'ultimo giro. Cioè, gli ultimi due giri sono così. Si avvicinano tantissimo. Non capisco come mai, se siamo solo noi che mangiamo le gomme o cosa. Perfetta, perfetta. Perché qua una volta presa bene, poi ti dà anche lo slancio in discesa. E se siamo bravi a prendere anche questa S ci avvantaggiamo ancora di più. Ottimo, questa volta l'ho usato il freno posteriore, ma l'ho usato molto male. Molto male. Comunque dalla porta ci sta dietro e ci sta facendo un grosso favore perché porta via punti preziosi a Amos e merda. Ho perso veramente tanto. Eccoli che sono arrivati. Bene, bene, dai. Ultimo giro, signori. Ultimo giro di sofferenza. I nostri tempi si sono alzati tantissimo. Eppure le gomme sono messe abbastanza bene. Temperatura anche giusta. Ottimo, qua. E usciamo sempre fuori dalla pista noi. Bastarda di curva questa. È impestatissima. Sarà tosta vincere. Quante volte siete stati primi davanti tutta la gara e poi l'ultima curva. Ma
pam, patatrac. Però speriamo che dalla porta tenga dietro di sé quei due pressatori. Occhio. Ok, dai. Qua possiamo prendere un piccolo vantaggio. E comunque il team deve essere strafiero di noi, perché stiamo facendo dei punti assurdi. Caduto Rossi. No, vabbò. Ho mollato per non prendere penalità, ragazzi. Perché... eccoli. Eccolo. Occhio qua alla fine. Occhio qua alla fine. Dobbiamo farla in un sol boccone questa. Senza strafare. Renato. Mamma mia, ragazzi, se abbiamo rischiato. Mamma, se abbiamo rischiato. E comunque Amos è passato. Grande Renato. Mamma che sofferenza, ragazzi. Stavo soffrendo tantissimo. Non potete capire. Wow. Niente, Amos è sempre lì. Ci va bene per l'altro che è caduto. Garcia. Ottimo. Una gara da incorniciare assolutamente, perché eravamo stra sfavoriti noi qua. Soffrivamo tantissimo. Ottimo, ottimo. Abbiamo preso un bel distacchino, 9 punti. Amos scavalca Garcia. Dalla porta scavalca Binder. E Fenati scavalca Masià. Ottimo, ottimo. Sono contentissimo, ragazzi, contentissimo. Qua... siamo passati primi. Grandissimi, grandissimi. Perché siamo io e Fenati che stiamo facendo un botto di punti. Bene così, ragazzi. Bene così, anche primi nel classifica costruttori. Bella lì. Soddisfazioni, sono soddisfazioni. Questo pilota oggi ha saputo imporre alla gara un ritmo pazzesco. Mica tanto. I suoi meccanici si abbandonano giustamente ai loro festeggiamenti. Ci proviamo. Peccato che non ci sia la livrea nuova. Non capisco se qualche fattore di licenze o cosa. Non so, però ci stava la livrea nuova. Così sembra di giocare a MotoGP 18. E forse addirittura a MotoGP 18. Avevo anche questa moto, la stessa, di questo team, se non vado errato. Se non era nella moto 3, era nella moto 2, mi sembra. Comunque abbiamo fatto un buon... siamo prima guida totali. Qua abbiamo, stavolta abbiamo fatto praticamente tutto tranne il tracciato alto, perché io seguo un po' la mia traiettoria. E va bene, ci sta. Ancora 5 punti e possiamo sbloccare un altro potenziamento. E ci sta, ci sta. Prossimo Gran Premio, ragazzi, Mugello, finalmente. Qui veramente mi diverto tantissimo. Il Mugello è veramente tosto, ragazzi, tostissimo. Ok, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere nei commenti. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale per sostenermi. Fatemi sapere la vostra. Seguitemi su tutti, i link trovate sotto in descrizione. Io non posso solo che ringraziarvi e mandarvi al prossimo episodio di MotoGP 19. Grazie mille per avermi seguito. Al prossimo episodio. Un bacione e un abbraccio. Ciao, ragazzi.